L'Italia di Maurizio Iorio si aggiudica l'International Cup Planet Win 365 Castellabate. La tappa nel paese di Benvenuti al Sud è stata la seconda del circuito dell'International Beach Soccer Tour 2013. Grande entusiasmo al Beach Stadium di Marina Piccola, con tantissima gente che ha accompagnato gli azzurri alla vittoria finale tra il tripudio generale. Chiarilli e compagni hanno domato in finale la nazionale albiceleste con il punteggio di 7-4. Ancora una prova superlativa per Gans e Del Vecchio, quest'ultima autore di una straordinaria rovesciata, tanto da soddisfare anche i palati più esigenti. Il primo tempo si è concluso 2-0 con le reti di Chiarielli e Del Vecchio. L'Argentina accorcia nella seconda frazione con Fioretti, ma poi è Rizzo a stabilire le distanze. Allo scadere del secondo tempo, Dofas rimette tutto in bilico. Terzo ed ultimo tempo di spettacolo puro, con la doppietta di Del Vecchio e le firme di Forte e Gans. Poi i sudamericani con Grambischi e Jimenez accorciano le distanze. Il punteggio finale sarà 7-4 per l'Italia. La sfida tra azzurri ed argentini è stata preceduta dalla finale per il terzo e il quarto posto tra Brasile e Germania. A spuntarla sono stati i Carioca ai calci di rigore, grazie alla segnatura decisiva di Patrick Ferreria. I tre tempi regolamentari sono terminati sul punteggio di parità 4-4. A fare da cornice alle due finalissime un pubblico eccezionale che ha applaudito fino alla fine alle gesta dei protagonisti in spiaggia, mentre la musica di Radio Castelluccio faceva da sottofondo e Francesca Monte nell'intervallo del primo match presentava il suo singolo Turn the Lights. Il tripudio generale si è scatenato però al triplice fischio degli arbitri, con tutte le squadre in mezzo al rettangolo di gioco, e poi successivamente con la festa degli azzurri di Mister Iorio. È stata una bella tappa, sottolinea Iorio, e speriamo di poter ritornare anche il prossimo anno. Il posto è stupendo, la gente ospitale e gli organizzatori fantastici. L'evento sportivo è stato promosso dalla Planet Win 365 ed ha goduto dei patrocini del comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alborni. Entusiasta anche il direttore commerciale della società Sky 365, Virgilio Gasparini. La tappa di Santa Maria di Castellabate è stata davvero unica.